Un Teramo da psicodramma esce sconfitto anche dal Recchioni di Fermo. Una crisi, quella del diavolo, che comincia ad assumere connotati incredibilmente preoccupanti. La squadra di Palladini domina nel primo tempo, si porta in doppio meritato vantaggio, ma poi, non si sa perché, resta con la testa negli spogliatoi e nel secondo tempo incassa 4 gol da una squadra che prima di questa giornata aveva il peggior attacco del raggruppamento. Palladini lancia tra i titolari Bifulco tra i pali, ripropone Caidi e Ilari e si affida al tridente Panico, Gondò, Bacio Terracino. Nella fermana la novità è Misin, Cremona in avanti con l'ex Da Silva, l'altro ex Sansovini in panchina al pari di Lupoli. Al 22esimo discesa portentosa di Panico, Valentini dice no al suo tentativo, palla a Varas che non inquadra la porta. Nel frattempo si fa male Comotto e con la fermana momentaneamente in 10 il Teramo colpisce con una combinazione che al 24esimo premia il taglio di Gondò, atterrato da Sperotto. Cosso di Reggio Calabria concede la massima punizione, Bacio Terracino spiazza Valentini e può festeggiare sotto il settore dei tifosi teramani. Entra Ferrante per Comotto, ma i biancorossi sono intenzionati a cogliere l'attimo. Alla mezz'ora è da manuale l'azione che porta al raddoppio il Teramo. Gondò avanza e serve Bacio Terracino che finta l'assist e fa a fette la difesa della fermana prima di battere Valentini. Prima doppietta per l'esterno napoletano che raggiunge quota 7 gol in campionato. E prima dell'intervallo in mischia Caidi per poco non trova il tris. Al rientro dagli spogliatoi destro toglie Manè e Grieco per Lupoli e Gennari. Cambi che sortiscono effetti con il gol che dimezza il distacco e che porta la firma di Petrucci dopo appena 4 minuti di gioco. La squadra padrona del campo si consegna all'avversario. Sales perde palla, i canarini ribaltano il fronte, tiro di Cremona che non sembra irresistibile. Bifulco non trattiene e Petrucci, ancora lui, non perdona. In 16 minuti ripristinata la parità. Roba da non credere, anche perché la fermana dietro continua a ballare ma il Teramo non c'è più e al 27esimo c'è addirittura il sorpasso della squadra di destro sugli sviluppi di un calcio piazzato a torre di Urbinati e destro di prima intenzione di Da Silva che lascia di sasso Bifulco ed è 3-2 fermana con il brasiliano che esulta polemicamente sotto il settore biancorosso. La percentuale di realizzazione della fermana si sporca per modo di dire al 31esimo quando Lupoli penetra la difesa del Teramo e timbra il palo con tocco di Bifulco. Poco male perché dopo 3 minuti proprio Lupoli con una splendida rovesciata infila la dove Bifulco non può arrivare ed il poker è servito. Una sconfitta che è un'autentica disfatta, un segnale pessimo in vista della lotta salvezza. Il Teramo resta penultimo e anzi il Fano ultimo in classifica con la vittoria di Ravenna si avvicina a soli 3 punti e sabato alta trasferta sul campo della Feralpi Salò con un morale totalmente da ricostruire.